Wimbledon non è alle porte, alla data di registrazione di questo video siamo a marzo 2024, ma vedrete che per arrivare sostanzialmente a fine giugno, primi di luglio, quando inizierà il torneo di Wimbledon, ci vorrà veramente poco ed è il caso di iniziare ad organizzarsi se state pensando di andare a visitare il torneo più storico, prestigioso meraviglioso di tutto il circuito tennistico maschile e femminile, il più importante dei grandi slam Wimbledon Wimbledon, come la dicono gli inglesi. Wimbledon, ho anche perso l'accento. Sì, perché io un po' ci ho vissuto a Londra per Diversi anni ho avuto modo di andarci ben due volte a Wimbledon ed è stato veramente veramente bello. Una volta ci ho fatto un tour, una volta sono andato per vedere i The Championships e ne ho parlato in un altro video che potete andare a vedere a ritroso sul canale. Ma bando alle ciance, arriviamo dritti al punto: se siete arrivati qui è perché volete sapere com'è che si può andare a Wimbledon, come acquistare i biglietti, dove si trovano, come funziona e quant'altro. Bene, cercherò di darvi un quadro abbastanza generale della cosa per provare, insomma, a delineare il funzionamento di tutto l'Ambaradan e per ricordarvi che il Grand Slam Tour attivo, che è un tour. Nell'ambito di tutti gli eventi del Grand Slam, dove insieme possiamo andare a fare un bel viaggio di gruppo all'insieme del tennis, io sarò il vostro coordinatore con noi, altri 8, 10, 15 appassionati che vogliono seguire i loro idoli in giro per il mondo. Il torneo del Roland Garros è sold out, non ci sono più biglietti disponibili fondamentalmente, ma per Wimbledon c'è ancora una possibilità per entrare a Wimbledon. A differenza, per esempio, del Roland Garros o dello US Open, dove tu devi partecipare ad una uh, vendita pubblica che sostanzialmente funziona dove chi prima arriva meglio alloggia e quindi ti devi prendere il biglietto che ti capita, se sei fortunato, eh. attenzione perché il giorno successivo o 12 ore dopo la messa in vendita dei biglietti già non avresti la possibilità di comprare quello che vuoi perché vanno a Ruba. Signori, ora per Wimbledon la situazione è un po' diversa perché ci sono tre modi per ottenere il biglietto per entrare a, allo stadio, sostanzialmente al parco eh, con i campi di allenamento, i campi di gioco, il centrale, il campo numero uno, eccetera, eccetera. Church Road è il nome della via in cui si trova, non mi veniva. Questi tre modi sono il ballot, ok? Il acquisto di biglietti chiamati debenture, debenture tickets. Oppure fare la fila the queue. Bene, nel nostro viaggio, nello specifico, quello che faremo che è in partenza eh, il giorno prima dell'inizio di Wimbledon. Quindi trovate tutti i dettagli qui nel link sotto in collaborazione con Mundu, eh, che è un tour operator. Abbiamo messo in piedi questo pacchetto viaggio dove appunto io vi accompagnerò e avremo modo di visitare insomma. Questo fantastico torneo sarete accompagnati in tutto e per tutto, non vi dovete preoccupare di nulla. Lo faremo attraverso uh, The Queue, okay? che è la fila uh, da fare sostanzialmente all'ingresso, uh, chi prima arriva meglio alloggia per acquistare il biglietto. Diciamo che tutto parte con il Ballot, che è la primissima uh, opportunità di avere dei biglietti. Praticamente uno si deve registrare sul sito di Wimbledon, e A un certo punto dell'anno, intorno a gennaio, febbraio o marzo, si potrebbe eh, venire sorteggiati. Ballot sta per sorteggio e ricevere la possibilità via mail di acquistare due biglietti non decisi da noi. Ci dirà Wimbledon direttamente: Ehi amico, puoi comprare se vuoi il biglietto per tale stadio per tale giorno. Ti va bene? I biglietti sono due, costano. 90 stelline ciascuno per esempio ok? No, mi dispiace Wilmerdon, non mi piace quel giorno, non lo comprerò benissimo, hai perso la tua opportunità, verrà data l'opportunità alla persona che è immediatamente sorteggiata dopo di te ok? Quindi, eh, opzione numero uno, abbastanza particolare, mettiamola così. Opzione numero due, che sono i debenture tickets, quindi debenture tickets che sarebbero dei veri e propri titoli obbligazionari eh, che Wimbledon, l'ente organizzatore, emette ogni 5 anni. Vengono venduti come veri e propri titoli di investimento eh, per fare cassa, ok? Quindi tipo l'ultima vendita è stata fatta, se non erro, 4-5 anni fa per 80.000 sterline. Prevede, diciamo così, un, una coppia di biglietti che per 5 edizioni darà l'accesso a tutti i giorni del torneo, ok? Tu lo acquisti per 80.000 e rivendi poi i biglietti ogni anno, per ogni giorno se vuoi, eh, al prezzo che vuoi, ok? Quindi lo fai come investimento, tanto è, è vero che oggi, adesso è possibile acquistare questi biglietti, ma stiamo parlando di una media di 2.000 sterline, questo è il prezzo medio di mercato per entrare a vedere una partita sul campo centrale. E non lo stai comprando direttamente da Wimbledon lo stai comprando da Pinco Pallo che è uno stock broker per esempio no che si farà d'oro quindi a meno che tu non abbia grandi disponibilità economiche eh, purtroppo questa è una strada particolarmente difficile da percorrere intanto mi ha abbandonato la luce viola che per l'occasione avevo scelto visto che siamo in tema Wimbledon perché se sapete, Wimbledon ha il suo... ha uh, identificato il suo colore nel viola e tra le altre cose, altre curiosità, oltre a quelle che vi sto raccontando, lì si mangia in continuazione fragole e panna. Una volta che siete lì a camminare per le vie viuzze del, del circolo, insomma, uh, incontrerete persone con fragole e panna. Anyways, a uh, tutti i modi, in tutti i modi, ad ogni modo meglio dire. Uh, questa opzione dei titoli obbligazionari, dei debenture tickets, diciamo che non è molto fattibile per tutti, no? La terza opzione, quella più democratica, quella più storica, vecchia, è fare la fila. Cioè vado, quello che passa il convento mi prendo. Infatti, a fianco alla struttura c'è un campo verde, un prato enorme che può contenere migliaia e migliaia di persone dove si forma la fila ogni giorno, eh, ogni giorno oppure ogni notte, perché chi vuole avere la speranza di entrare e prendersi un biglietto del centrale o del campo numero 1, per esempio, lì ci deve andare dalla mezzanotte del giorno prima, altrimenti è impossibile entrare. Ok, è impossibile avere quel biglietto. È possibile sicuramente entrare nel ground. Uh, dove con 30 sterline sostanzialmente vedi tutti i campi di allenamento I campi uh, secondari Ci sono anche dei bei campi in realtà Mi pare sia il 14 che è un, è un campo un quasi mini centrale ecco, dove io ci ho visto anche Kacchanov. Che al suo tempo era il numero 9 del mondo Quindi puoi vedere top 10 anche pagando solo 30 sterline Giusto per capirci uh, Io consiglio questo nel viaggio faremo questo arriveremo alla fila intorno alle 6 di mattina in modo che avremo sicuramente il, la, la possibilità l'opportunità di entrare nel ground perché ci sono circa 40.000 posti di capienza e nella mia esperienza quando sono entrato a Wimbledon con questa modalità sono arrivato alle 7 di mattina e avevo circa 7.000 persone davanti a me quindi c'era tutto il, il tempo e la possibilità del mondo. Uh, arrivando intorno alle 6 di mattina saremo bene avanti nella fila. Tenete presente che la fila dura circa 4 ore prima che si riesca ad entrare, quindi se si, si è fortunati per le 10-10.30 si è dentro la struttura e si può restare chiaramente fino a quando non viene chiuso il, il circolo, quindi fino a quando non fa buio fondamentalmente. I costi del centrale del campo numero 1 non sono elevatissimi. Parliamo di circa 100 sterline, 80 sterline, 70 sterline per i primi giorni del torneo. Però ripeto, bisogna essere lì dalla notte prima: tant'è vero che la gente ci va con la tenda e ci resta a dormire. C'è una buona possibilità di comprare eh, quelli che sono i biglietti, eh, non utilizzati ogni giorno alle 15. C'è una sezione all'interno della struttura dove tu puoi andare e comprare i biglietti di quelli che non si sono presentati. E lì non puoi scegliere, cioè si forma un'ulteriore fila. Intorno alle 13:30 si inizia a formare la fila. Si aspetta lì, più o meno c'è un'ora, un'ora e mezza d'attesa. Succede che ti offrono: Senti, ciao amico, vuoi comprare questo biglietto? Sì, se lo vuoi, eccolo. Altrimenti, tornatene dietro alla fila. Quindi devi essere anche fortunato. E ti può capitare che. In base a quelli che hanno a disposizione hai magari una terza fila del centrale come una settima fila del campo numero 1, che ne so. E se non ricordo male vendono a 15 sterline i biglietti del centrale e 10 sterline quelli del campo numero 1. Quindi eh, diciamo che magari l'inizio della giornata te lo fai in giro per i campi secondari poi la seconda parte della giornata te la spendi nel campo 1 o nel campo centrale dove magari tra l'altro se inizia a piovere c'è la struttura coperta e quindi ti puoi comunque godere del bel tennis e magari vederti Sinner contro Alcaraz. Non credo, è impossibile perché nel nostro viaggio ragazzi andremo nella prima settimana quindi eh, non, non potremo vedere match di così alto livello anche se il livello è già altissimo in uno slam e anche nei campi secondari vi confermo come vi dicevo prima puoi vedere giocatori potenti, potenti, potenti mi ricordo la partita oltre a Kachanov, nello stesso campo di cui vi parlavo, vi anche il mitico Paolo Lorenzi contro Daniel Medvedev, oggi numero 4 sì, numero 4 del mondo, quindi uh, un'esperienza fenomenale incredibile che se vorrete potrete vivere insieme a me uh, vediamo se riusciamo a chiudere anche questo viaggio tutte le info qui sotto vi ho dato a grandi linee, come funziona a livello di panoramica tutto ciò che è il mondo Wimbledon, biglietti, come fare per ottenerli, dove muoversi, come muoversi eccetera eccetera. Ma chiaramente, se volete saperne di più, trovate tutti i link qui sotto e poi ci stiamo iniziando a muovere anche per lo US Open. Quindi ditemi qui sotto nei commenti se c'è qualcuno tra di voi che. Non verrà a Wimbledon, ma magari vorrà venire a New York perché così iniziamo a raccogliere il gruppo. Se non abbiamo almeno quelle 10 persone, ragazzi, il gruppo non si può formare, non possiamo partire. Quindi muoviamoci per tempo prima che sia troppo tardi e la chiudo qui. Al prossimo video.